Un caro buongiorno a tutti quanti voi. Vogliamo leggere oggi in Atti al capitolo 4, versetto 12. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo dal quale noi possiamo essere salvati. È una brava persona. Giorgio era alla guida della sua automobile, aveva appena finito il suo turno di lavoro e si stava recando a casa dove lo aspettavano sua moglie ed i suoi figli. Lui era un uomo rispettabile, stimato e amato da tutti coloro che lo conoscevano. Un ottimo lavoratore, stimato anche in azienda, dai suoi compagni di lavoro e dal suo titolare, che aveva una gran fiducia in lui. Generoso ed altruista, sempre pronto a correre in aiuto di chi aveva bisogno, di qualsiasi cosa. Insomma, era quella che si definisce una brava persona. Quel giorno, mentre tornava a casa percorrendo una via periferica, distolse per un attimo gli occhi dalla strada e non si accorse che una giovane mamma, con il suo piccolino di pochi anni in braccio, stava attraversando su un passaggio pedonale. Lì investì in pieno e, nonostante non andasse veloce, la mamma ed il bimbo perirono per le ferite riportate. Fu lui stesso a chiamare i soccorsi mentre si rimproverava duramente per quel suo tragico errore. Nei mesi successivi Giorgio si recava spesso dai familiari della donna, ai quali aveva chiesto il loro perdono e dai quali fu perdonato perché avevano constatato che lui, in fondo, era una brava persona alla quale era capitato un terribile incidente. Ci fu poi un processo e, nonostante la famiglia delle vittime non sporsero denuncia, e nonostante tutte le attenuanti e le numerose testimonianze del fatto che Giorgio fosse una brava persona, la legge dovette seguire il suo corso e venne messo un verdetto di colpevolezza per omicidio colposo con una mite sentenza di condanna. Era una brava persona, ma questa non servì a scagionarlo dalle sue responsabilità e a salvarlo dalla giusta, seppur mite, condanna. Vedete, amici, essere delle brave persone è ammirevole ed è una cosa giusta e buona, ma questo non può cancellare il fatto che siamo comunque dei peccatori bisognosi di salvezza e che il nostro essere bravi, buoni e ammirevoli non ci esenta dalla condanna che pesa su ciascuno di noi. Nessuna nostra brava azione può fermare il corso della legge di Dio, la cui sentenza è già stata decretata. L'unica possibilità che abbiamo è quella di ricorrere ad una richiesta di grazia che, se concessa, ci toglierà di dosso il peso della condanna. Ed ecco la buona notizia. Senza neanche averla chiesta, la grazia ci viene ora offerta in dono dal Giudice Supremo, cioè da Dio, per mezzo di suo Figlio Gesù. Non c'è bisogno di rivolgersi a nessun altro, perché in nessun altro vi è possibilità di salvezza. Come abbiamo letto all'inizio, non c'è nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale possiamo essere salvati, se non quello di Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè erano tutte delle brave persone, amate e stimate ancora fino ai nostri giorni, ma tutti loro erano consapevoli che questo non bastava ed erano nell'attesa del Messia per la loro completa redenzione. Un Messia che non hanno avuto l'onore di conoscerlo, ma che aspettavano con tutte le loro forze. Noi, oggi, abbiamo il privilegio di conoscerlo personalmente. Sappiamo chi è. Sappiamo della sua vita, delle sue sofferenze, della sua morte e della sua resurrezione. Conosciamo il suo messaggio d'amore, conosciamo la sua umiltà, conosciamo la sua bontà e, soprattutto, conosciamo il suo glorioso nome, Gesù. Il Figlio dell'Iddio vivente, che ci dona gratuitamente il perdono e la grazia. Amico mio, amica mia, sforzati e continua pure ad essere una brava persona, perché a Dio piacciono le brave persone. Prendi però consapevolezza che questo non è sufficiente a cancellare la tua condanna. Per questo ti dico, accetta oggi il dono della grazia che Gesù ti sta offrendo, affinché si dica di te: è una brava persona ed è anche un bravo cristiano, un figlio, una figlia di Dio. Che Dio ti benedica.